L'aperitivo della domenica alla discoteca Fellini è sempre un appuntamento importantissimo. Puoi degustare tutte le prelibatezze del cibo cucinate da un grande chef. E tutto questo lo potrai abbinare con un aperitivo speciale adatto a tutte le tue esigenze. E poi alla fine si balla. Oggi a Milanello il Nutrilite Sand Volley Challenge 2015, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per uno dei progetti della Fondazione Milan. Tra i giocatori moltissimi volti noti dello sport e dello spettacolo, tra cui Cristian Brocchi e Serginio, che hanno parlato alle nostre telecamere. Vediamo le immagini. Sergio, inizio a chiederti, ti faccio una domanda sull'evento. Un evento importante, ti abbiamo visto tra l'altro in grandissima forma. Ti chiedo però quanto è importante raccogliere fondi per questi giovani ragazzi per combattere questi problemi sociali che devono affrontare, comunque situazioni non semplici. Per me è sempre un piacere fare parte di questa storia, fare parte della storia Milan. Io sono uno che ho visto nascere la Fondazione Milan insieme a Leonardo, insieme al dottor Galliani. E per me è sempre un piacere, non solo qui, no? Facciamo anche le partite con le mille glorie per tutto il mondo. È sempre una cosa molto bella perché aiutiamo, no? Le persone un po' meno fortunate per avere una migliore qualità di vita, e così fa anche la nostra squadra, come Ambro, Paolo, tutto più contento di poter aiutare questa gente che è meno fortunata. Una domanda sull'evento: tu che hai sempre lavorato con i giovani ultimamente, ti chiedo quanto è importante per i giovani lo sport anche per risolvere alcuni problemi di tipo sociale, come l'inclusione e come la dispersione scolastica. È di vitale importanza. Io ho avuto la fortuna di crescere nel Milan e mi ha insegnato a vivere. Quello che sono adesso anche come uomo lo devo alla formazione che ho avuto, e il fatto di poter far capire ai giovani e indicargli la via migliore per poter crescere è una delle cose più importanti in assoluto. Nutrilite Sand Volley Challenge 2015, io sono in compagnia di Rocco Giorgianni, segretario generale della Fondazione. Rocco, puoi parlarci un po' della Fondazione, del progetto che avete portato avanti oggi, dei vari progetti che Fondazione sta seguendo? Beh, intanto Fondazione Milan esiste da 12 anni, dal 2003, e in tutti questi anni abbiamo maturato un'esperienza che adesso stiamo cercando di mettere a frutto, cioè quella di utilizzare lo sport come uno strumento di educazione, di integrazione e di inclusione sociale. Cioè, la nostra intenzione è quella di mettere i ragazzi, i giovani che attraversano un momento di difficoltà in condizione di sviluppare il loro talento. Cioè, crediamo che lo sport abbia questa enorme potenzialità, lo abbiamo scoperto attraverso l'esperienza che il Milan ha con i giovani, con i bambini, e lo stiamo mettendo a disposizione attraverso Fondazione Milan per fasce della popolazione che sono in un momento di difficoltà, in condizioni di disagio. Però l'idea è proprio quella di utilizzare proprio lo sport e tutte le potenzialità che lo sport ha per loro. Quindi li seguite, vedete anche i progressi che loro hanno? Assolutamente sì, l'obiettivo è quello appunto di monitorare i progetti nel corso degli anni. Quindi quello che stiamo iniziando a fare in quest'ultimo periodo è proprio quello di iniziare anche una valutazione dell'impatto che lo sport ha all'interno dei nostri programmi, e ci siamo resi conto che tante volte una partita a calcio, una partita a volley, comunque lo sport in generale riesce a sviluppare, a mettere in campo delle potenzialità e dei progressi per i ragazzi enormi, che sono anche per noi spesso un po' inaspettati, e questa è anche una bella scoperta oltre che un grande risultato. Quindi è un dare a avere. È assolutamente un dare a avere, per noi, cioè dico per la mia esperienza personale, per noi che ci lavoriamo è sicuramente più un avere, devo dire la verità. Poi in realtà i ragazzi sono molto contenti e questo per noi è un successo enorme. Vedere per esempio che tornano a scuola piuttosto che trovano un lavoro, e questo lo fanno grazie allo sport, grazie anche allo sport ovviamente, perché poi loro si rimettono in gioco, quindi la scommessa è fare in modo che il potenziale che ciascun ragazzo ha, la voglia anche di vivere, di ricominciare dopo tante situazioni difficili, si rimettono in moto. Cioè, questo è l'obiettivo, cioè far ripartire, non insegnare niente, ma fare in modo che loro escano fuori, vengano fuori con tutta la loro grandezza, perché ciascuno di noi ha dentro un potenziale enorme. Grazie Rocco, grazie per quello che fate. Grazie a voi.